oggi giornata di domenica, giornata del sole, giornata di pienezza, giornata di massima realizzazione, ma una giornata particolarmente importante per i segni di fuoco. Vediamo fra un po' perché. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, domenica 7 agosto 2022. Iniziamo dal più che mai grintoso Ariete, ancora il sole decisamente favorevole, soprattutto se appartieni alla seconda decade, quindi grande carisma, grande fascino che non manchi di esternare in tutti i frangenti in cui veramente hai modo di ben figurare, di porti in una posizione di assoluto rilievo rispetto agli altri. Ancora più spiccato l'ottimismo se ti trovi in situazioni che comportano la necessità di sfoderare tutte quelle che sono le tue capacità, la tua grinta, le tue prerogative, così di porti al di sopra delle situazioni, al di sopra degli altri, grazie alla luna decisamente favorevole, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade. Benché anche nei momenti di svago e divertimento che sicuramente la giornata di oggi ti porta, non manca una sorta di necessità, in un certo senso considerata anche la presenza di Mercurio, di istruttività in un certo senso di quello che può essere l'impiego del tuo tempo libero. Allo stesso tempo, a proposito di istruttività, sempre se appartiene all'ultima decade, questo Marte favorevole ti consente di spostare comunque le tue energie su una sorta di modalità più costruttiva, più pratica, più lungimirante in un certo senso, comunque Marte propizio. Marte che ha un'energia favorevole, appunto, soprattutto se appartiene all'ultima decade, che sposta quello che è il tenore della tua carica energetica da una sorta di impulsività a una sorta di dilatazione nel tempo, con appunto comunque buone soddisfazioni per te. Per quanto riguarda la vita sentimentale, buon equilibrio per i nati la prima e la seconda decade, mentre per i nati l'ultima potrebbe ancora farsi sentire questa presenza di Venere che potrebbe indurti così a scivolare nell'ambito della relazione che stai già vivendo fra momenti non proprio così chiari, qualche piccolo equivoco, qualche parola non detta che appunto è motivo di possibile incomprensione con chi ti ama. Anche in ambito familiare, con le persone che ti amano, ci potrebbero essere dei momenti così di leggera incomprensione e di non fluidità come normalmente con molta schiettezza tu cerchi di fare e di instaurare nelle relazioni con queste persone a cui veramente tieni. Proseguiamo con il costante e coerente Toro, giornata che evolve all'insegna di momenti comunque piacevoli per te, momenti di svago, momenti di divertimento, momenti che riesci a vivere in maniera positiva soprattutto se appartieni alla prima e all'ultima decade. Per i nati la seconda viceversa potrebbe ancora farsi sentire questa presenza solare in grado di smorzare quello che è il tuo buon centramento, il tuo sentirti in perfetta forma. Per quanto riguarda l'attitudine a livello emotivo nei confronti delle situazioni, delle persone che hai modo di incontrare quest'oggi, c'è una sorta di maggiore ottimismo in un certo senso rispetto al consueto, anche se considerata questa presenza di Mercurio, sempre se appartiene alla prima decade, tuo alleato, hai comunque la tendenza ad andare, come si suol dire, con i piedi di piombo, anche nelle situazioni più semplici, piccole situazioni della quotidianità, è come se ti sentissi maggiormente a tuo agio a non così lasciarti andare a facili entusiasmi, quanto piuttosto a ponderare ancora più del consueto quelle che possono essere anche le piccole mosse. A proposito di piccole mosse, anche per gli alti in ultima decade continua questa presenza decisamente favorevole di Marte, Marte tuo alleato, che anche nelle situazioni di tempo libero, momenti di gioia, di hobby, di situazioni anche semplici che hai piacere oggi di portare avanti, sei più che mai portato e portata a come dire, esternare ancora più del consueto con la tua capacità veramente di procedere con costanza, procedere con non soltanto cautela ma anche con una coerenza che appunto ti è propria per portare a compimento con grande soddisfazione quelli che sono dei tuoi anche piccoli progetti. Quindi una giornata che, nonostante appunto questa forma generale per i nati la seconda non proprio il top, ti dà appunto buone soddisfazioni, appunto, ma soprattutto per i nati l'ultima. Sempre per i nati l'ultima decade, anche Venere propizia, colora di momenti sempre molto romantici, molto piacevoli, molto
molto gradevoli alla vita sentimentale, alla vita con il partner, con la possibilità veramente di colorare di romanticismo, colorare di momenti di ottima intesa anche senza necessità così di grosse parole. Anche la possibilità, se desideri, di instaurare un nuovo rapporto con qualcuno che ti piace o se il tuo piacere a qualcuno, con la possibilità appunto di partire con una nuova relazione che così scivola in maniera molto lieve, molto morbida, molto appunto romantica. Quindi una giornata che nell'insieme ti riserva anche buone sorprese sui fronti più privati. Proseguiamo con il frizzante e intelligente Gemelli, giornata che evolve all'insegna di momenti abbastanza positivi, abbastanza gradevoli, un sole favorevole che ti consente di sentirti a tuo agio, avere una ricchezza di fascino rispetto al consueto, nonostante un umore, invece una concentrazione che potrebbero essere un po' così in leggero calo. Non è una cosa molto importante in una giornata che così fluisce all'interno, così sia all'interno di quelli che sono gli ambienti domestici, ma anche così in ambiti più espansi per quanto riguarda le tue possibilità di movimento, in maniera molto così rilassata, però appunto con un umore che potrebbe non risultare così centrato, così sciolto come di consueto. È come se in un certo senso certi parametri, certe situazioni che normalmente riesci a valutare in maniera equilibrata, oggi riesci un po' a sottovalutarli o sopravvalutarli, sia a livello emotivo che a livello mentale. Cioè, quindi soprattutto se partire nella prima e la seconda decade, Mercurio e Luna non troppo favorevoli potrebbero così influenzare certe valutazioni, ripeto, non troppo importanti, però togliendoti quel buon equilibrio che invece il Sole sicuramente ti garantisce. Per i nati dell'ultima decade, nel momento stesso in cui ti impegni anche in situazioni molto semplici nel tempo libero, hai buone soddisfazioni, la possibilità veramente di dare concretezza, solidità a quelli che possono essere i tuoi impegni, spostandoti da quell'ambito magari più astratto che normalmente ti contraddistingue, per avere comunque appunto delle buone soddisfazioni. Anche negli affetti, questo influsso costantemente favorevole di Venere, sempre se appartiene all'ultima decade, ti consente ancora di vivere con una buona intesa con le persone a cui più tieni, le persone che ti sono vicine, persone della famiglia, persone che ti sono care, e ancor più con il partner, viaggiando appunto su questo binario di emotività, un binario di romanticismo così molto più spiccato rispetto al consueto. Quindi giornata un po' particolare, nonostante un umore non proprio al top, sicuramente ci sono delle situazioni di vita privata che ti consentono di ritrovare assolutamente un buon equilibrio. Proseguiamo con l'inconscio e sensibile Cancro, una giornata che evolve all'insegna di momenti sicuramente spensierati, un sole propizio ti consente di sentirti veramente in ottima forma, soprattutto se appartiene all'ultima decade, e in generale è come se la giornata fosse protesa rispetto a quanto tu normalmente non sia abituata verso situazioni nuove, situazioni che vanno al di là di quello che è la normalità e ciò che veramente già conosci. Quindi un approccio un po' diverso, un atteggiamento magari più fiducioso in un certo senso rispetto al futuro, magari anche immediato. C'è una parte di te, tuttavia, che a livello mentale, considerata questa presenza di Mercurio comunque a te favorevole, è come se ponesse un freno in un certo senso a quelle che sono delle opportunità, degli input anche nei momenti di divertimento che appunto ti porta a ponderare, a scegliere, a valutare, magari appunto a fare un po' da freno a queste pur buone opportunità che ti si possono presentare. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sempre ottimo periodo grazie a questa Venere tua alleata. Per i nati dell'ultima decade, ottimo equilibrio nell'ambito dei rapporti con le persone che ti sono care, le persone facenti parte della famiglia, ma anche con il partner, momenti di buon romanticismo, momenti di armonia, momenti di serenità e quindi anche di stabilità, considerata la contemporanea presenza di Marte che ti consente veramente di vivere all'insegna anche di un buon coinvolgimento, anche di una buona fisicità a questi rapporti, e in generale di come dire, mettere pietra su pietra delle situazioni che ti conferiscono una sorta di stabilità e di sicurezza, parola magica per te, con anche situazioni molto semplici, molto facenti parte della quotidianità, che fluiscono con una sorta di appunto buon appagamento e buona soddisfazione per te. Proseguiamo con il più che mai maestoso e carismatico Leone, una giornata che evolve all'insegna di momenti di pienezza, appunto una domenica più che mai tua, con questo sole costantemente propizio, tuo alleato se appartiene alla seconda decade, quindi grande slancio, grande carica, grande carisma, grande capacità veramente di influenzare chi ti è vicino con la tua figura, con la tua presenza. Allo stesso tempo questa grande sicurezza nelle tue doti, nelle tue capacità diventa ancora più spiccata, soprattutto se appartieni sempre anche la prima e la seconda decade, con questa luna propizia che ti conferisce ancora più slancio, ottimismo,
e capacità veramente di osare con una grande sicurezza in quelle che sono appunto le tue doti. Allo stesso tempo ci può essere comunque sempre in maniera propizia, seppur magari leggermente contraddittoria rispetto a questa luna, ma comunque appunto ripeto per te favorevole, questa presenza di Mercurio che è in grado anche di farti ponderare adeguatamente, quasi in contraddizione rispetto a questo gran entusiasmo, quelli che possono essere i pro e contro di certe scelte, di certe valutazioni che appunto anche nelle situazioni di semplicità della giornata oggi ti ritrovi a fare. Per quanto riguarda i dati la prima e la seconda decade, buon equilibrio per quanto riguarda le capacità di azione, le situazioni da portare avanti, i gesti, le scelte. Per i nati l'ultimo, viceversa, si fa ancora sentire questa presenza di Marte non troppo favorevole, in grado così di farti assumere delle posizioni magari un po' troppo rigide, un po' arroccate appunto eccessivamente, quindi alterando quelli che possono essere degli equilibri di stabilità che ti premono e che sono importanti per te. Buono l'equilibrio in ambito dei rapporti con le persone a te care, sempre per i nati l'ultima decade con questa Venere propizia, e anche la relazione con l'eventuale partner o la possibilità di instaurare un nuovo rapporto, se è questo nelle tue mire, c'è qualcuno che ti piace o se tu vuoi piacere a qualcuno, questa Venere protegge fra virgolette questi rapporti con una buona tinta di morbidezza, di sentimenti, di romanticismo e di appunto spostamento del tenore della relazione magari più su un piano emotivo più che non così appassionato. Quindi una domenica sicuramente molto intensa, molto gradevole, se non proprio al top, con tutti questi influssi decisamente molto propizi per te. Proseguiamo con la metodica e razionale Vergine, una giornata che evolve all'insegna di momenti un po' delicati, una forma generale buona con questo sole propizio se appartiene alla seconda decade e anche un mercurio favorevole se appartiene alla prima, che ti conferisce un centramento con questa mente sempre ancora più del solito lucida, pacata, lineare, e soltanto le emotività che quest'oggi se appartiene alla prima e alla seconda decade potrebbero non essere proprio così centrata e al top di quanto potrebbe essere con questa luna poco favorevole, che potrebbe indurti così a delle valutazioni un po' sopravvalutate rispetto a quanto normalmente e mentalmente sei in grado di fare. Quindi emotivamente potresti non sentirti con questo consueto centramento che ti caratterizza. Decisamente migliore la situazione per i nati l'ultima decade, con sia Marte che Venere decisamente favorevoli, quindi sia nelle vita più privata, più intima, ma anche così in generale nella quotidianità, nelle situazioni che porti avanti. Questo Marte ti dà la possibilità veramente di ottenere buone soddisfazioni, una coerenza nel tuo operare e una soddisfazione da ciò che tu ti impegni a fare. Analogamente nelle situazioni più private c'è questa possibilità di vivere momenti molto appaganti, molto intensi, molto coinvolgenti, ma allo stesso tempo anche con una sorta di emotività spiccata rispetto a quanto tu normalmente non sia abituata. Questa Venere protegge fra virgolette sia le relazioni di coppia, il rapporto con il partner, la possibilità, se lo desideri, di instaurare un nuovo rapporto che parte con questa linearità molto romantica, molto morbida, ma allo stesso tempo anche la possibilità di rivedere, reinstaurare dei rapporti molto morbidi, molto sentiti, molto di intesa con le persone che ti sono care, facenti parte magari del tuo gruppo familiare. Quindi una domenica con magari un umore non proprio al top, ma sicuramente buona soddisfazione considerato questo insieme di influssi astrali decisamente a te favorevoli. Per la creativa ed estetica Bilancia, una giornata che evolve all'insegna di un grande e spiccato ottimismo, più che mai, una forma generale sicuramente ottimale se appartiene alla seconda decade, quindi non soltanto questo spiccato estetismo, questo spiccato fascino, ma anche la capacità di esternarlo in maniera più che mai convincente, grintosa, piacevole, coinvolgente per chi ti è vicino. Allo stesso tempo anche la luna decisamente favorevole ti dà la possibilità ancora in maniera più enfatizzata di coinvolgere, contagiare chi ti è vicino con un grande entusiasmo, un grande ottimismo e una capacità di vedere, come si suol dire, il bicchiere è sempre mezzo pieno. Quindi grande ottimismo, grande capacità di andare al di là di quelli che magari potresti credere che siano i tuoi limiti. Contemporaneamente c'è questa presenza di Mercurio in maniera abbastanza apparentemente contraddittoria, che però ti riporta in un certo senso anche con i piedi un po' per terra, per così dire, quindi ti dà comunque la possibilità di essere sì ottimista, sì proteso e protesa verso obiettivi importanti e anche apparentemente al di là della tua portata, però sempre con una modalità misurata, con una valutazione attenta di quelle che sono le tue doti di base, le tue possibilità di base. Sembrano due energie così apparentemente contraddittorie, in effetti reciprocamente lo sono, ma
comunque sono entrambe a te propizie, e quindi nel momento stesso in cui potresti oscillare fra l'una e l'altra, sta a te, come dire, trovare l'equilibrio fra questi due poli per procedere secondo quella modalità che ti è propria. Per quanto riguarda la vita sentimentale, per i nati la prima e la seconda decade, buon equilibrio. Per i nati l'ultima, si fa sentire ancora questa presenza di Venere, che così potrebbe indurti a non esplicitare a sufficienza certe emozioni, certi sentire, e quindi creare magari qualche momento di equivoco con chi ti vuole bene, con chi veramente ti sta a cuore, anche in un ambito più privato, di vita familiare, persone che ti sono care. Per i nati sempre l'ultima decade, ancora possibilità, se lo desideri, di procedere con coerenza, con soddisfazione in ambiti per così dire progettuali, anche nella vita privata, di concretezza e di appunto soddisfazione da questi ambiti di così progettualità più solida, non così astratte, magari così artistica come normalmente a te piace. Proseguiamo con lo strategico e occulto Scorpione, giornata dei connotati particolari, una forma generale buona se appartiene alla prima decade e anche ancora buona per i nati l'ultima, mentre per i nati la seconda si fa sentire questo sole non troppo favorevole, in grado di alterare quello che è il tuo normale equilibrio, mentre per quanto riguarda l'emotività, l'influsso lunare di oggi è in grado di spostare, diciamo sensibilmente, quello che è il tuo approccio normale, la tua consuetudine verso l'osservazione delle situazioni, delle persone che sono attorno, con un fare più rilassato, in un certo senso più aperto, più così portato ad uscire da quella sorta di ermetismo, per così dire, che normalmente ti contraddistingue. Quindi c'è una maggiore positività, una maggiore apertura, così che anche chi ti conosce potrebbe notare una sorta appunto di più rilassamento nei confronti delle persone, della giornata, che tutto sommato anche si presta nel tempo libero che puoi avere a disposizione. Per quanto riguarda i rapporti più personali, rapporti intimi, rapporti con le persone che ti sono care, per i nati l'ultima decade continua a farsi sentire positivamente questa presenza di Venere, in grado di portare equilibrio, armonia, serenità, momenti di romanticismo, uno spostamento magari da quella passione che ti anima e che ti contraddistingue appunto su un binario di maggior leggerezza, ma non per questo meno piacevolezza, quindi comunque situazioni molto positive. Per i nati la prima e la seconda decade, momenti di equilibrio per quanto riguarda la concretizzazione, le azioni, le scelte da fare. Per i nati l'ultimo viceversa si fa ancora sentire questa presenza di Marte non troppo favorevole, in grado di alterare quelle che sono diciamo le tue azioni, le tue scelte, quindi un consiglio che ti consiglia questo astro è di ponderare, di non irrigidirti su certe posizioni se non vuoi così alterare certi equilibri per te importanti. Buona concentrazione per i nati la prima decade, la capacità di portare avanti delle scelte coerenti, delle scelte metodiche anche nei momenti di tempo libero, progetti semplici, progetti molto chiari, molto semplici, ma che appunto evolvono con la tua capacità veramente di mettere linearmente delle idee l'una dietro all'altra, per così dire. Proseguiamo con l'ottimista e avventuroso Sagittario, giornata veramente ottimale quasi su tutti i piani, un sole decisamente favorevole, veramente una forma generale al top se appartiene alla seconda decade, grande entusiasmo, grande carica, grande fascino, grande carisma, grande piacere nel divertimento e ricerca del divertimento, quindi una giornata veramente al top se appartiene alla prima e alla seconda decade. Puoi anche contare sulla luna tua alleata, che ti consente veramente di sentirti in ottima forma, di essere coinvolgente, di essere ottimista, di essere entusiasta, in una parola sola. L'unica cosa mentalmente, sempre se appartiene alla prima decade, c'è questo rallentamento, questa sorta di così leggero ostacolo da parte di Mercurio, non troppo favorevole, che potrebbe così indurti a esternare certi momenti di criticità, certi momenti di puntare su aspetti meno importanti, secondari di certe situazioni, magari incagliarti perdendo di vista una prospettiva di insieme, ma appunto emotivamente riesci comunque facilmente a trovare un buon equilibrio. Vita sentimentale nell'insieme positiva, con un'energia che scorre in una direzione più tradizionale, più lineare, magari più protesa forse verso indietro che non verso quell'avanti che per te è importante. Anche per quanto riguarda la concretizzazione, la scelta di progetti, di situazioni in grado di conferirti stabilità, c'hai anche la possibilità di fare affidamento su questa presenza di Marte in grado di dare solidità, dare costrutto a quelli che sono i tuoi intenti. Quindi una giornata che scorre via, se non fosse per la concentrazione, in maniera veramente ottimale, decisamente sfavillante come così, possibilità di vivere veramente al top il tuo tempo libero.
Proseguiamo con il pragmatico e concreto Capricorno. Giornata un po' così sopra le righe, per te un po' differente da quanto normalmente ti aspetti, una forma generale nell'insieme, nella media, una possibilità così di scrollarti di dosso in parte, almeno a livello emotivo, certe tue perplessità, certi tuoi scetticismi, con, come dire, un prendere le cose un po' più leggere. Una luna propizia, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade, dà questa possibilità di uscire allo scoperto da quella modalità un po' così di riserva, di perplessità. Nonostante questo, c'è comunque una parte mentale, questa presenza di Mercurio comunque a te propizio, anche se appunto reciprocamente contraddittorio un po' con questa presenza lunare, che è come se tirasse un po' la corda dall'altro lato e enfatizzasse questa tua innata tendenza a valutare, ponderare, scegliere e così razionalizzare certe cose. Per cui così anche nei momenti di tempo libero è come se riuscissi ad oscillare fra momenti di prudenza momenti di spiccato entusiasmo, ma comunque la giornata fluisce in maniera nell'insieme positiva per te. Per i nati l'ultima decada è ancora presente in maniera molto positiva questo Marte, in grado di dare la possibilità veramente di ottenere grossi risultati, soddisfazioni, solidità da quelli che sono i tuoi impegni e le tue azioni, quindi un Marte decisamente ancora molto propizio. Per i nati la prima e la seconda decada, buon equilibrio in campo sentimentale, mentre per i nati l'ultima, ancora per qualche giorno, si potrebbe far sentire questa Venere in grado così di alterare certi equilibri nel rapporto con chi ti è caro e anche con l'eventuale partner, nei momenti in cui può risultare un po' così appannata, per così dire, la tua capacità di essere coerente e certo nelle tue presentazioni, nel tuo relazionarti appunto nei confronti sia del partner stesso che delle situazioni che create assieme. Nell'insieme comunque la giornata ti riserva appunto delle sorprendenti novità che potrebbero così spostare la tua attenzione anche da quei binari consueti che sono così un selciato magari quasi imprescindibile per te. Proseguiamo con il frizzante ed anticonformista Acquario, una giornata di connotati decisamente ottimali, anche se con una forma generale ancora non proprio al top. Appunto un momento di calo per i nati la seconda decade con questo sole non troppo favorevole, mentre per i nati la prima decade e l'ultima ancora una forma generale ben equilibrata. Grande entusiasmo, grande possibilità di metterti in gioco, di coinvolgere chi ti è vicino, con grande ottimismo per i nati la prima e la seconda decade con questa luna decisamente favorevole, pur non mancando, appunto considerata questa presenza mercuriale, anche momenti di valutazione più attenta, più ristretta in un certo senso rispetto a questo gran ottimismo che può appunto caratterizzare la giornata. Per i nati la prima e la seconda decade è sempre ottimale la possibilità di agire, procedere, costruire, mentre per i nati l'ultima c'è questa ancora energia un po' dissonante di Marte che ti invita così a ponderare certe scelte, a non prendere delle posizioni troppo rigide e a non spostarti su una sorta di rigidità nei confronti appunto di progetti che magari normalmente sei abituato a seguire in maniera così più fluida e che potrebbe vederti appunto quest'oggi piuttosto così tutt'altro che fluido e fluida, ma anzi arroccata rispetto su certe posizioni che non sono adeguate al proseguimento di quelli che sono i tuoi intenti. A livello sentimentale c'è una sorta di energia magari un po' diversa da quanto tu normalmente non sia abituata, l'importanza a ciò che sono dei valori più tradizionali, una priorità magari a scelte, modi di rapportarti anche nei confronti dei partner che prescinde da quel senso, del senso di apertura, di libertà per te più importante, ma quasi così una modalità che segue certi crismi, anche se magari potresti non essere così convinta di questo tipo di modalità che in un certo senso però permea la giornata di oggi. Concludiamo con il profondo e fantasioso Pesci, giornata che evolve all'insegna di momenti abbastanza delicati, una forma generale nella media, mentre l'umore, se appartiene alla prima e alla seconda decade, potrebbe così essere un po' non proprio così equilibrato quanto ambiresti. C'è una tendenza da parte tua magari a, non dico porti dei eccessivi obiettivi, ma in un certo senso potresti peccare di obiettività, per così dire. C'è questa tendenza da parte tua a sopravvalutare certe cose, magari sottovalutarne altre, e quindi una possibilità magari di
non dico prendere delle cantonate, ma diciamo nelle tue valutazioni non essere così obiettivo a quanto sarebbe necessario. Per quanto riguarda anche la concentrazione, se appartiene alla prima decade ci potrebbe essere questo influsso che si fa sentire di Mercurio non troppo favorevole, quindi una sorta di scetticismo, di timore magari ingiustificato verso certe situazioni, verso anche certe persone, certe proposte che ti vengono fatte, che come se ti inducessero a rallentare rispetto a quello che è il tuo consueto ritmo, il tuo consueto andamento. Decisamente migliore le situazioni per i nati l'ultima decade, sia a livello di vita generale, della quotidianità, ma soprattutto nell'ambito della vita con il partner o con chi ti vuole bene, grazie sia a Venere che a Marte propizi, che ti conferiscono un buon equilibrio, una capacità di andare al di là di quell'astrazione che magari normalmente ti contraddistingue, e anche la possibilità veramente di sentirti a tuo agio, con una buona intesa, a un livello proprio empatico con chi ti vuole bene. Quindi nell'insieme, soprattutto nell'ambito privato, nell'ambito dei rapporti con chi ti è caro, persone della famiglia, sei in grado veramente di trovare quel equilibrio, magari che a livello mentale, ripeto, a livello di così emotività oggi potrebbe essere un po' carente, anche se questo si fa sentire più per i nati la prima e la seconda decade, mentre è più garantito l'equilibrio per i nati l'ultima. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un mi piace, se hai piacere di metterci dei commenti saranno molto graditi, sarei a mia cura risponderti, se vuoi attivare la campanella per le notifiche e se vuoi iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento, e anche se vuoi sostenere il canale cliccando sul link che trovi nella box sottostante. Ti ringrazio ancora e ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero domani alle ore 7, sempre qui sul mio canale, e ti auguro che gli astri vegliano sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!